Oh, un saluto a tutta la stimata community di Voce Murda Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna a parlare di orologi economici. Sigla! Oddio, orologi economici, forse qualche anno fa, quando erano ancora in produzione, ma dato che l'orologio oggetto di questa recensione non è più in produzione, se si riesce a trovare attualmente non è propriamente economico, perché sto parlando del bellissimo Casio Duro in versione Marlin. Prima referenza, sono riuscito a trovarlo in versione con ghiera e indici dorati, quindi una versione un po' più particolare rispetto a quella standard all black oppure quelle, diciamo, no, con le altre colorazioni, e sono contento di averlo trovato, diciamo. L'ho preso alla fiera Watchmania di Pescara dagli amici di Barbon Watch qualche settimana fa. Ve l'ho presentato sui miei social e ho anche fatto un piccolo sondaggio per vedere se eravate interessati ad una sua recensione. Mi avete detto quasi tutti di sì, e quindi eccomi qui al vostro servizio a parlare di questo splendido orologino. Prima di cominciare, ragazzi, due cose: iscrivetevi, me lo dico sempre, ma è importantissimo perché mi aiuterete ad andare avanti e a portarvi sempre nuovi contenuti. Seguitemi su tutti i miei social, seguitemi anche sul canale Telegram Watch and Buy, dove troverete orologi come questo, non proprio questo qui, ma forse la nuova referenza in ottimo ottimo sconto. E ultimo ma non ultimo, vi ricordo che il 5 novembre a Napoli ci sarà un grande evento di orologeria, Watches and Wine, organizzato dalla ADOC del mio grande amico Mariano De Martino, e tratterà prevalentemente orologi vintage accompagnati da un buon calice di vino. Bene ragazzi, credo sia tutto. Cominciamo subito con la recensione. Via! Oh, e vai, finalmente torniamo con una bella recensione di un Casio. Ma stavolta non parliamo di un Casio banale come quelli che magari possiamo trovare in tutte le salumerie insieme a 200 grammi di prosciutto, orologi che si trovano un po' dovunque, ma un orologio abbastanza particolare, abbastanza raro, che attualmente non è semplice da trovare. Partiamo come nostro solito dalla scatola, da osservare un po' come è fatta la confezione dell'orologio, e notiamo subito la classica scatola Casio di qualche anno fa, molto anni 90 style, un po' ammaccatuccia perché comunque ha subito le angherie del tempo, ma di questo non ci interessa poi tantissimo. Andiamo ad aprire la scatola e ci troviamo di fronte alla prima bella sorpresa, perché Casio qualche anno fa aveva la bella abitudine di vendere i suoi orologi all'interno di un piccolo espositore in plastica, pronti per essere messi in vetrina, esposti, quindi molto comodo da questo punto di vista. E faccio un appello a Casio: Casio, torna a metterci questi piccoli espositori che sono davvero fighissimi. Andiamo avanti, c'è un piccolo vano laterale nell'incavo. Qui troviamo i classici manualetti, fogliettini vari che non ci interessano più di tanto. Andiamo a togliere questa cartuscella, termine tecnico, e scopriamo l'orologio del giorno, ossia l'incredibile Casio Duro Marlin, come vedete dal loghetto qui a ore 6. Un orologio che attualmente non è più in produzione, o meglio, non è più in produzione con il suo logo, con questo logo Marlin che caratterizza il quadrante, ma è in vendita senza il logo. Andiamo a vedere le dimensioni di questo orologio, che vi anticipo essere abbastanza importanti. Infatti parliamo di un diametro di 44 mm, un lag-to-lag di 48, 49, 48 mm e mezzo più o meno, e un passo del cinturino di 22 mm. Quindi parliamo di misure abbastanza importanti, ma come vedremo più avanti nella recensione, nella prova polso, un orologio super indossabile. Avviciniamo un po' la cam e diamo un'occhiata alla cassa, che per essere un orologio che all'epoca veniva venduto per 50 dollari, quindi 50-60 euro più o meno, anche se ricordo in passato di averlo visto anche a meno,
Devo dire che sono lavorazioni di tutto rispetto. Abbiamo una bella lucidatura laterale, abbiamo una classica satinatura frontale e poi abbiamo il super classico bisello lucido che va un po' a ingentilire le forme dell'orologio, un po' ad addolcirle. Quindi delle lavorazioni standard ovviamente, semplici sicuramente, però non scontate in orologi di prezzo, di questa fascia di prezzo, ecco, quindi si tratta di lavorazioni che appartengono a orologi di fascia di prezzo superiori. Altro punto molto molto interessante di questo orologio, se non forse il suo cavallo di battaglia, è il bellissimo quadrante. Cosa che colpisce subito è il bellissimo colore del quadrante, che si tratta di un nero molto molto scuro, molto profondo, ma con una finitura soleil, una bellissima finitura soleil, che a seconda della rifrazione della luce gli dà questo splendido effetto grigiastro, grigio scuro, comunque davvero molto molto bello. Ad ore 12 troviamo la classica scrittina Casio, mentre ad ore 6 troviamo questo stupendo logo del Marlin, questo pescione parente molto prossimo di un pesce spada, con la dicitura VR 200 metri, quindi siamo già a conoscenza che si tratta di un orologio subacqueo, perché comunque resiste a una profondità di ben 200 metri. Come dicevo a inizio recensione, nelle referenze attuali, negli orologi in vendita attualmente, questo logo non è più presente perché Casio, se non erro, nel 2021 ha perso i diritti, sono scaduti i diritti del proprietario di questo logo e quindi non sarà più presente nelle nuove versioni di questo orologio sul quadrante. Questa è una cosa che mi dispiace davvero tanto, perché questo piccolo pesciolino qui, posizionato ad ore 6 sul dial di questo orologio, gli dà un fascino davvero incredibile. Mi piace tantissimo. È un orologino abbastanza anonimo. Sì, molto ben fatto, molto carino, molto gradevole alla vista, però devo dire che perde davvero tantissimo senza questo storico logo, perché comunque si tratta di un logo presente negli orologi Casio a partire già dagli anni 80, che caratterizzava tutta la fascia diver, la fascia sub degli orologi Casio. Quindi una parte di storia, un pezzo di storia di Casio. Comunque andiamo avanti. Indici sono a pallettoni molto giapponesi, sono applicati ma non sono molto tridimensionali, però hanno una bella finitura dorata che va a riprendere la parte dorata qui, la ghiera, la zigrinatura della ghiera dorata dell'orologio. Le sfere sono anch'esse ben fatte, molto semplici. Abbiamo il classico freccione delle ore e la sfera a gladio per i minuti. E poi abbiamo una super classica sfera dei secondi con questa bella punta molto molto visibile. Diciamo che la visibilità è uno dei punti forti di questo orologio. Le sfere, dicevamo, anch'esse hanno una bella finitura lucida dorata. Abbiamo ad ore 3 la classica finestrella della data, che magari può piacere o meno. A me sinceramente non dispiace, anche se il fatto che vada a mozzare l'indice a ore 3 non mi piace più di tanto, però me lo faccio piacere, perché comunque l'orologio, siamo di fronte a un orologio iconico, davvero iconico, quindi andiamo avanti. La ghiera è molto ben fatta, una ghiera a 120 scatti, netti e precisi. Guardate che bel rumore, sentite? Tutto molto ben allineato. Abbiamo anche una cosa che mi piace far notare sempre, che vado spesso a verificare negli orologi al quarzo, è il grado di assemblaggio, come praticamente la lancetta dei secondi vada a coincidere perfettamente con i secondi stampati sul bordo del Rio, e quindi questa è una cosa non da poco. Un'attenzione al particolare che comunque a cui Casio ci ha da sempre abituati e che fa sempre piacere ritrovare in un orologio. Poco da dire sulla luminescenza. La luminescenza è davvero
molto molto ridotta. Certo, per quanto riguarda il costo dell'orologio non possiamo pretendere di più, però avrei gradito un minimo di luminescenza in più, perché comunque è una luminescenza molto molto debole che dura davvero poco, poco persistente. Diciamo da questo punto di vista bocciato. La corona è un altro punto debole dell'orologio perché, benché sia dotata di spallette di protezione molto molto carine, molto molto tecniche come orpello visivo, però non ha nessun loghetto. Mi sarebbe piaciuto il loghetto del Marlin stampato qui sopra, però ho tolto questo particolare che personalmente non mi piace più di tanto. Devo dire che si tratta di una corona a vite, ovviamente, perché si tratta di un orologio da 200 metri di impermeabilità, molto molto ben fatta, molto ben manovrabile. Devo dire che il meccanismo di apertura e chiusura è fluidissimo, davvero si becca la filettatura al primo colpo, quindi un plauso a Casio. Ho maneggiato orologi da 3, 4, 500 euro molto più ostici a aprire e chiudere la corona, quindi da questo punto di vista mi piace tantissimo. Guardiamo molto velocemente il retro, che è un fondello chiuso a vite, quindi altro punto a favore dell'orologio, con le classiche scrittine Water Resistant, Stainless Steel, Casio, Japan Movement, e abbiamo poi la bellissima incisione del Marlin di prima, quindi sempre questo pescione che ci accompagna in questa recensione, che mi piace tantissimo come orpello grafico. Andiamo avanti, parliamo del movimento, anche se c'è poco da dire. Parliamo di un movimento Miota al quarzo, molto molto preciso e anche molto molto economico. Pensate che, se volete sostituirlo, vi costa solamente 10 euro, quindi anche se in futuro, tra milioni di anni, dovrebbe rovinarsi quello montato all'interno, costerà davvero pochissimo rimpiazzarlo, e questo è un altro punto a favore. Andiamo poi a parlare del cinturino, che molti hanno, ho visto che parecchi criticano questo cinturino, questo gommino, perché dicono che comunque è molto sottile, non è qualitativamente eccelso, eccetera eccetera. Io invece devo dire che lo trovo un ottimo cinturino in gomma, sebbene sia sottile, lo rende comunque molto molto, come vedete, malleabile. Allargo un po' l'inquadratura per farvelo vedere meglio. Ben fatto. E poi troviamo il classico ardiglionone dei diver Casio, un cinturino per me davvero molto molto comodo. Devo dire che lo preferisco a molti altri orologi diver che ho a casa, dotati di gommino, che però hanno un gommino molto doppio, molto poco flessibile e che quindi non si adatta bene al polso. Oh, ed ecco qui la prova polso del Casio Duro Marlin. Come vedete, pur avendo un polso medio, ecco, da 17 cm e mezzo, le dimensioni generose di questo orologio, di questo Casio, non sono assolutamente un problema. Al mio polso, per mio gusto personale, veste davvero benissimo, è super comodo, devo dire la verità. Ragazzi, l'ho utilizzato per lavoro e non dà assolutamente fastidio, nonostante sia un orologio bello massiccio, presente, possente, diciamo così. Un bell'orologio, una bellissima vestibilità. E, cosa che dicevo prima, rimarco il fatto della comodità del cinturino, che nonostante sia abbastanza sottile, però è molto morbido e si adatta perfettamente alle dimensioni di qualsiasi polso, e durante la giornata non dà assolutamente fastidio. Anzi, non so se avete visto, ve le faccio vedere adesso, queste scanalature presenti sul gommino permettono alla passante qui alla fibbietta di non spostarsi durante la giornata assolutamente, rimangono ben salde e non dà assolutamente fastidio. Bene ragazzi, io a questo punto giro la cam e ci vediamo per i saluti finali. Ciao! Oh, ed eccoci qui ragazzi, direi che sono stato abbastanza esplicativo, vi ho raccontato tutto quello che dovevo su questo splendido orologio, davvero mitico. Voglio aggiungere solo che da quando l'ho acquistato, da quando l'ho trovato, è stato diventato quasi un protagonista del mio polso, un orologio davvero
comodissimo nonostante le dimensioni e il peso, perché comunque si tratta di un orologio bello massiccio, spesso maschio. Un orologio, dicevo, comodissimo, che non dà assolutamente fastidio, super visibile, un perfetto compagno sia per nuotate che per avventure, che per lavoro. Direi che è davvero super versatile come orologio. Peccato, solamente peccato per questa brutta questione del logo, dei diritti sul logo del Marlin che non sono stati rinnovati. Adesso non so la questione come è andata a finire, però comunque fatto sta che le nuove referenze non hanno questo benedetto logo. E sinceramente un piccolo logo, un piccolo disegnino può davvero cambiare un intero orologio, l'economia di un intero dial, di un intero quadrante. Per me questo piccolo segno grafico conferisce all'orologio un fascino incredibile. Spero solo che nelle prossime uscite, Casio riuscirà a reintrodurre questo logo. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, a tutti i miei social e soprattutto al canale Telegram Watch & Buy. Trovate tutti i link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e ciao a tutti.